Un saluto da Pierlu Gibardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Napoli e Bologna. Protagonista di questa sfida oggi è ovviamente il Napoli. Stanno rispettando in pieno i programmi della vigilia, che li vedevano favoriti per la vittoria finale. Nelle ultime giornate se la dovranno vedere con alcune delle dirette rivali al titolo. Intanto devono cominciare con fare i tre punti oggi. Accolto dallo scetticismo generale, criticato dopo i primi risultati negativi, Sarri però ha saputo guadagnarsi stima e fiducia del popolo napoletano a suon di vittorie. Personaggio umile e schietto, a volte un po' sopra le righe, ha dimostrato tutto il suo valore al primo anno sulla panchina di una big nel nostro calcio. Leonardo San Milano è l'arbitro di questa gara. Un saluto da Piero Gipardo, riflettori puntati su questo match di campionato. Prima di cominciare fatemi salutare il mio partner di telecronaca Stefano Nava. Ciao Pier, sempre un piacere, sempre pronto. Speriamo però di assistere a una bella partita da commentare. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Napoli e Bologna. Napoli che scende in campo nel match che stiamo per seguire. La loro posizione attuale in campionato li vede in lotta per il titolo. In linea con... Prova ad andare! Pochi centimetri più in basso e sarebbe entrato in porta. Leonardo San Milano è l'arbitro di questa gara. Albiol. Lorenzo Insigne. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Eric Pulgar. Palla riconsegnata agli avversari. Allen. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Troppo facile andargli via. Buon intervento difensivo sul cross. Lorenzo Insigne. Passaggio perfetto. Occhio al traversone, cross in mezzo, si riparte col corner per il Napoli. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Eric Pulgar. Palla persa. Allen. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Eric Pulgar. Ha recuperato il pallone senza fallo. Masina. Mario Rui. Marek Hamšík. Mertens! Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Sarà fallo laterale per il Napoli nella metà campo avversaria. Jorginho. Difensore spazza in qualche modo. Si contendono il controllo del pallone. Mertens. Buona la lettura difensiva che interrompe. A spazio, prova, tiro il respinto. Donsa. Buono il recupero del Napoli. Occhio al tiro. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere.
De Maio. Verdi. Non sa. Occhio all'avanzata del Bologna. Riescono a recuperare il possesso. Recupera il pallone con un intervento facile. Verdi. Dries Mertens. Marek Hamšík. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla al centrocampo. Napoli che può avanzare col pallone. Apre bene di testa. Jorginho. Allan. E arriva il gol del Napoli. Con maggiore insistenza, il gol era nell'aria. Hanno qualità da vendere, la differenza si sta vedendo tutta in campo. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione, sta conducendo la gara. Marek Hamšík. Può cercare il cross. L'anticipo sul pallone. Trova i compagni. Masina apre sulla fascia. Bologna prova a proporsi in avanti. Ottima lettura difensiva. Allan. Marek Hamšík. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Con questa palla e punta la porta. Arriva il fischio dell'arbitro dopo la segnalazione del guardaline, dunque si riparte col calcio di punizione. Sì, fuorigioco che c'era, giusta l'interpretazione dell'arbitro. Jorginho. Non sa. Erik Pulgar. Masina riconquista palla con il tackle. Mertens. Marek Hamšík. Insigne. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Abbiamo assistito a un primo tempo equilibrato, giocato bene da entrambe le squadre. Non c'è stata una vera e propria supremazia territoriale da parte di una delle due, e questo lascia pensare a una ripresa particolarmente combattuta. Si riprende a giocare con il pallone in possesso del Bologna. Rosso-blu che potranno dunque portare il primo attacco di questa ripresa. Jorginho. Lorenzo Insigne. Cross in mezzo. Insigne. Provato di testa, mancando lo specchio della porta. Sì, ha colpito bene. Questa è stata una buona opportunità sprecata. Non sa. Isai. Marek Hamšík. Mario Rui.
Dries Mertens. Salta il difensore. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Poli. Jorginho. Insigne. Parte il tiro. Pallone che vola sulla traversa, forse anche fuori dallo stadio, al terzo anello. Callejon. Nuova opportunità per il Bologna. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Lottano per conquistare il pallone. Callejon. Jorginho. Hamsik! Una parata e c'è il tiro. Non trova la porta. Grande occasione. Avrebbero potuto prendere il largo qui. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Allan. Dries Mertens. Allan. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Ha giocato di sponda con il palo, trovando un gol di rara precisione. Un pizzico di fortuna qui per l'attaccante, aveva angolato troppo la conclusione, rischiando di colpire in pieno il montante. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Poli. Tutto fermo, c'è fuori gioco. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Vuole il contrasto, recupera il pallone. Mertens. Insigne. Palla recuperata dal Bologna. Masina. Poli. Taider. Attenzione, occasione, murato dall'intervento del difensore. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Vuole la scossa e questa sostituzione per lui può essere utile. Ancora un'occasione della bandierina. Parata straordinaria, come un gol. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Taider. Palla in fallo laterale. Ecco il quarto uomo che segnala il cambio per il Bologna. Palla che termina oltre la linea di fondo. Portiere che non si è fatto sorprendere sulla conclusione precedente. Ottimo il portiere, ha dimostrato attenzione e concentrazione. L'intervento solo all'apparenza, semplice. Taider. Buono il recupero del Napoli. Poli! Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Taider.
supera il difensore. Palla in area, cross comodo fra le braccia del portiere. Marek Hamšík. Allen. Mertens. Prova ad andare. Grande intervento del portiere. Non va. Gemaili. Jorginho. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Moli. De Maio. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Poli. Torosidis. Gemaili. Allan. Dries Mertens. Mertens. Allan, una giornata che non dimenticherà, è arrivata la tripletta. Giornata da ricordare per questo attaccante, hat-trick, tripletta per lui. Sta disputando una partita davvero esemplare, chissà che non possa regalarci altre perle da qui alla fine. È una gara a senso unico questa ormai. Fischia il direttore di gara con il match che si chiude sul 3-0. Match che praticamente è durato pochi minuti, giusto il tempo per questa squadra per prendere il largo e salutare gli avversari. La formazione avversaria passa da subito in grave difficoltà, prima ancora di passare in svantaggio, situazione che si è fatta via via più complicata con il passare dei minuti.